Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, m'a juré pour la vie. Merci, mes amis! Grazie, amici miei! Merci a vous! Grazie a tutti voi! Grazie per essere qui questa sera! Siete decine di migliaia! E io vedo soltanto pochi volti! Merci! Grazie! Merci d'être là! Grazie per essere qui! Grazie per esservi battuti! Con coraggio, con determinazione, per così tanti mesi. Perché sì, questa sera, voi ce l'avete fatta,
La Francia ce l'ha fatta, ha vinto. Ce que nous avons fait, quello che abbiamo fatto durante tutti questi mesi non ha né precedenti né equivalenti. Tutti ci dicevano che sarebbe stato impossibile, ma non conoscevano la Francia. Grazie. Grazie per la vostra fiducia. Grazie per averci dedicato del tempo, per esservi impegnati. Grazie a tutti voi. Grazie per aver corso il rischio, soprattutto alcuni di voi. E lo so bene, ne sono consapevole. Questa fiducia mi rende veramente fiero e so di esserne il depositario. Non voglio deludervi, non devo deludervi. Devo essere all'altezza di questa sfida e devo cercare di portare avanti nei prossimi 5 anni il vostro slancio, l'impulso, la spinta che voi rappresentate. Questa sera voglio anche spendere qualche parola per i francesi che hanno votato per me, senza averne idea, senza condividere i nostri pensieri, ma voi vi siete impegnati e io so che questo è stato molto importante. Voglio spendere qualche parola per i francesi che hanno votato soltanto per difendere la Repubblica di fronte all'estremismo. Io so, conosco le nostre divergenze e le rispetterò, ma resto fedele all'impegno che ho assunto. Io proteggerò la Repubblica. E infine vorrei dire ancora qualcosa a coloro che oggi hanno votato per Marine Le Pen. No. Non dovete gridare, non dovete protestare. Loro hanno espresso oggi, hanno espresso la rabbia, la collera, la delusione e a volte anche delle convinzioni. E io li rispetto. Ma io farò tutto il possibile nei prossimi 5 anni perché non ci sia più alcuna ragione per votare per l'estremismo. Questa sera non c'è altro che i francesi, le uomini, le donne, il popolo di Francia riunito. E quello che voi rappresentate questa sera qui al Louvre è un fervore, un entusiasmo, l'energia del popolo della Francia. E questo luogo nel quale ci troviamo oggi rappresenta tutto questo. Viene percorso dalla nostra storia, dall'Ancien Régime fino alla liberazione di Parigi, dalla Rivoluzione francese fino all'audacia di questa piramide. È il luogo di tutti i francesi, uomini e donne di Francia. Questo luogo è il luogo che rappresenta la Francia. La Francia che è sotto gli occhi di tutto il mondo, perché oggi è l'Europa, è il mondo a guardarci. L'Europa e il mondo aspettano che noi difendiamo ovunque lo spirito dell'illuminismo, minacciato a volte. Loro attendono che ovunque noi continuiamo a difendere le libertà, che continuiamo a tutelare gli oppressi. Il mondo e l'Europa attendono che portiamo una nuova speranza, un nuovo umanesimo, quello di un mondo più sicuro, quello di un mondo dove le libertà vengono difese, un mondo di crescita, un mondo dove ci sia una maggiore giustizia, una maggiore ecologia. Il mondo e l'Europa aspettano che noi infine siamo noi stessi. La tâche nous attend.
Il compito che ci attende, miei cari concittadini, è un compito immenso e inizierà già a partire da domani e ci imporrà di dare maggiore moralità alla vita pubblica, di difendere la nostra vitalità democratica, di rafforzare la nostra economia, di costruire delle nuove tutele, delle nuove protezioni per il mondo che ci circonda, di dare un posto a ognuno di noi attraverso la scuola, l'occupazione, la cultura, di rifondare la nostra Europa e di garantire la sicurezza di tutti i francesi. Questo compito è il compito che ci attende. È un compito dalla portata immensa e imporrà di continuare ad essere audaci. Sì, questa sera noi abbiamo conquistato un diritto che ci dà degli obblighi. Avete scelto di essere audaci e questa audacia noi la porteremo avanti ogni giorno in futuro e continueremo a portarla avanti, perché è quello che i francesi, gli uomini e le donne attendono, perché è quello che l'Europa e il mondo si aspettano da noi. Il mondo, l'Europa si aspettano che ancora una volta la Francia li sorprenda, che la Francia sia se stessa, e questo è proprio quello che faremo. È un compito immenso, miei cari amici, è un compito che richiederà l'impegno di ognuno di noi. L'impegno, sì, l'impegno del nostro esercito, l'impegno delle nostre forze dell'ordine, l'impegno di tutti i nostri servizi pubblici, il vostro impegno, l'impegno di ognuno di voi, uomini, donne, persone elette, associazioni, dirigenti, sindacati, dipendenti, operai, funzionari, commercianti, artigiani, agricoltori, studenti, pensionati. Il nostro compito è un compito immenso e imporrà la necessità della verità, il coraggio della verità. Quello che durante questa campagna elettorale noi abbiamo cercato di portare avanti costantemente, io continuerò a difenderlo e a portarlo avanti per voi. Il nostro compito è immenso, è un compito che imporrà di costruire a partire da domani una vera maggioranza, una maggioranza forte, questa maggioranza che rappresenta il cambiamento, è la maggioranza a cui aspira il Paese, è una maggioranza che il Paese merita, una maggioranza di cambiamento, la maggioranza che io spero di potervi portare, perché ancora, ancora avrò bisogno di voi. Miei cari concittadini, voi tutti, uomini e donne, che siete qui al mio fianco già da moltissimi giorni e moltissime notti, popolo della Francia, qui riunito al Louvre, noi abbiamo la forza, noi abbiamo l'energia, noi abbiamo la volontà, quella che ci ha portato avanti, quella che ci ha reso ciò che siamo. È questo che guiderà il nostro futuro, è questo che ci porterà a non cedere a nulla, non cederemo alla paura, non cederemo mai alla divisione, non cederemo nulla alle menzogne, noi non cederemo nulla all'ironia, all'egoismo, all'amore verso la sconfitta, al sentimento della sconfitta e del fallimento. Io sento il fervore di cui siete portatori, io so quello che vi devo, io questa sera so anche ciò che devo alla mia compagna di strada, ai miei amici, alla mia famiglia e a tutti coloro che mi sono vicini. Sarà sempre facile, ne sono cosciente. Il compito che ci attende è un compito duro, difficile, e ogni volta vi dirò sempre la verità.
ma il vostro fervore, la vostra energia, il vostro coraggio mi porteranno sempre avanti. Mi proteggerò di fronte alle minacce. Combatterò per voi contro le menzogne, contro l'immobilismo, contro l'inefficacia, per migliorare la vita di ognuno di voi. Rispetterò ognuno di voi, uomini, donne, per quello che pensate, per le idee che difendete. Riunirò e riconcilierò, perché io desidero l'unità del nostro popolo e del nostro paese. E infine, amici miei, io vi servirò, sarò al vostro servizio, con umiltà, con forza. Sarò al vostro servizio in nome del nostro motto: liberté, libertà, égalité, fraternité, libertà, uguaglianza, fraternità. Io vi servirò essendo fedele alla fiducia che voi mi avete conferito. Io vi servirò con amore. Viva la Repubblica, viva la Francia!